Prima di tutto, se a letto non ci vai, No, io perché con non è neanche mezzanotte. Quindi, ora Cioè, io aspetti. ho una certa età. No, No, fino a prova contraria, io hai ho ancora solo 30 anni. bei tempi. No, io Quindi, sto andando a letto. ora non puoi andare a letto. Io vo' a letto. Poi, ho O dormo qua. Di la prima sorpresa. Sì. Giano. Tra un'ora mi partiamo. Ah, voglio inquadrare la tua reazione. La sorpresa è che quello che ti ho detto prima non è vero. Si fa colazione a casa. Si fa colazione a casa. Ero già nel panico. Sei terrorizzata, Sì, no, eh? colazione non Allora. me la puoi togliere. Ieri mi hanno fatto l'intervista, mi hanno detto quali sono le tre cose per te imprescindibili e io ti giuro, ho detto colazione a casa. Ok. Quindi eri terrorizzata. Se eri terrorizzata, ora lo sarai ancora di più nel Usciamo ora? sapere che domattina ufficialmente non farai colazione svegliata. No, allora hai rotto le palle. Non si fa colazione o Si fa o Domattina non farai colazione. no? No, aspetta, ora. Cioè. Generico? No, ti dico io abbandono il piano. Io non vedo. Io non Io non parteciperò partecipo que al mio a questo compleanno. massacro. Ma allora, ma me la posso portare? Si fa No, fuori? no, No, non no, puoi fare perché colazione a casa. No, la facciamo fuori? non è proprio così, ma perché Ma si c'è una mangia domani spiegazione? mattina? No, Può essere. È una sorpresa, non sì, puoi ho capito, sapere. però è il mio Allora, compleanno, non è il mio, tipo la tua morte. beh, infatti, Voglio arrivarci a cena. ma infatti, perché sia un bel compleanno con una buona dose di piccantino, bisogna iniziare con un trauma. Scusa, non può essere tutto solo bello, troppo facile. Non lo so, Rick. Non lo Vabbè, so. no, è che penso, cioè, la mattina alle 7:30 i posti del brunch non sono aperti, lo sai, vero? Tipo, l'avocado toast non ce l'hai alle 7:30, solitamente. Mi ha fatto male i conti. No, Quindi io farei colazione prima, poi si va a fare un light lunch. ora va. Quindi ora è tutto all'aria il mio programma. Domattina non mangi veramente. Vabbè, Quindi, che ok, ore allora domattina sono? non si mangia, Che ore cioè si esce sono? È presto. semplicemente l'undicesimo quarto. Si sta andando a letto, infatti. Vatta a cambiare, vai. Si esce? Certo. No, è freddo. Che No, dai, magia! Vado piove, si sta uscendo davvero? Mi a sono appena cambiare. struccata, potevi dirmelo prima. Vabbè, sti cazzi, ti ritrucchi. Mi porta un piffero a Vabbè, sono me. pronta, usciamo. No, te non esci, se tu c'hai un top addosso, disgraziata, la mia Perché? amica di lì, non scorda, te lo toglierà subito. Mi devo vestire o no? Posso Chiede. andare a letto? No, a letto non ti ci può andare. Poi, tra tutte le supercazzole, anche questa era una cazzata, non si Oh esce. Cristo Santissimo. È lunedì, io mi sono appena Tutto struccata, ho le chiuso, treccine, voglio stare andare a letto. A letto, è tutto chiuso. sfoglio il divano. No, Ci si fa le no, sui coccoline. divano, si sta sui divano uno accanto all'altro. Diario di bordo, il rapimento è avvenuto ore 8 con solo un Beh, caffè, mezza, 8 otto e e... mezza in ma ritardo alle sono. 8 siamo usciti, 8 e mezza siamo Oh. arrivati, siamo in uno dei posti più belli per fare colazione a Milano. E io ci voglio andare da Ma chi sempre, ti non ha ci siamo detto che mai. si va lì? Dai, siamo qui, c'è l'insegna. Siamo qui. C'è l'insegna. Un pochino, quando ho visto la strada ho detto, ma forse io ho capito. Bello questo posto. Yeah! Una giornata di sorprese! Buon compleanno. È il mio compleanno! Questa sala è bellissima, apre le 10:30. Meravigliosa, Wee. Lecce, what's up?
Giustamente dopo una colazione salata, cosa non vuoi? Buona la prima colazione, ma va bene anche la più seconda. buona la seconda. No, ora più buono si può dire, ma Siamo da Gelsomina e la nostra seconda colazione è questo croissant al pistacchio che Jimmy andrà a distruggere per voi. Oh, wow. Dai, mi aspettavo un po' peggio la tua apertura, invece. hai visto? E cappuccino di soia che adoro profondamente. Siamo arrivati. Si sale su. Si sale su dalla Madonnina. No, vabbè, quando siamo passati lì ho detto. Però non mi hai detto nulla, quindi. Perché noi abbiamo il fast track. E di là non c'è il fast track. È qua. Qualità, qualità, qualità. Andiamo, vamos. No, vabbè. Cioè, ma l'impegno. Siamo a Milano da 4, 5, quant'è oramai? 6 anni. Ecco. Allora, non facciamo l'errore che ho fatto io in 31 anni di cui mi vergogno. Mi Io vergogno. 31. È vero, 30. È vero, io no, ancora 31 non ce l'ho. Siamo vestiti uguali. Visto? Sì, è vero, no. Cosa un po'. Vabbè, no, ma io in realtà. Gemellini, Non è vero. No, io mi vergogno tantissimo di questa cosa. In 30 anni di vita, a scuola, perché è colpa della scuola, non è colpa mia, parliamoci chiaro, non ho mai visto gli Uffizi di Firenze. Una cosa molto triste, lo so. Però dobbiamo riparare, non possiamo stare da 6 anni a Milano e non aver visitato Duomo e vabbè, le terrazze, le Ah, ok, piramidi. no, E pensavo le si stessi terrazze. spoilerando un'altra cosa. No, non ho Wow. spoilerato nulla. Oggi facciamo il tour completo. Che impegno. Vamos! Che dedizione quest'uomo. Bravo. Vabbè, dovevamo fare qualcosa, ora a Milano si poteva fare tante cose, ma tante cose meglio questa di altre. Dico bene. No, vabbè, che meraviglia. Wow. Mamma mia. Dire che dal punto di vista della sicurezza è meglio. Wow. No, come no, amore, ora. Lì ci sono le grate, vedi, ma qui. Wow, che meraviglia. Birthday food tour, siamo in Terrazza Duomo 21 e abbiamo un club sandwich e un salmone. E calice e mutto. Oggi giornata molto impegnativa, tanto che poi siamo tornati a casa e io sono letteralmente crollata sul divano. Nel frattempo è anche arrivato questo meraviglioso mazzo di fiori da parte della Vale. Che belli, bellissimi, che ora ovviamente prima di uscire metto nel vaso e in realtà siamo pronti per uscire per andare a cena. Questa è stiamo andando in un ristorante che io sogno di andare da tantissimo tempo perché è un ristorante, ha una stella Michelin e una stella Michelin verde, quindi per la sostenibilità e il mondo vegetale, perché appunto è un ristorante vegano e vegetariano. E non vedo l'ora, non vedo l'ora, quindi ora stiamo andando. Questo è il mio outfit, ora vediamo se riesco a farvi un piccolo. Allora, questa è una pashmina che mi ha regalato Jimmy un bel po' di anni fa, rossa, bianca e rosso scuro. Poi questo è una tuta, io amo le tute, scomodissime ma le adoro, con questi fiocchi su, abbinato ai miei gioielli, eccetera. Molto molto easy, pantaloncino corto, sopra ci metto una giacca, ora che usciamo. Ce ne metterò un'altra e poi a completare il tutto questo look da scolaretta e quindi metto qua, abbiamo il calzino con il fiocchetto che richiama i fiocchetti del vestito e il mocassino. E vedo un segnetto che è andato via. Io questi mocassini
li metto, ve lo giuro, ma non mi fanno le pieghe. Quindi sono molto molto contenta e decisamente contenta visto il tutto. E quindi ora a cena. Ovviamente mi scioglierò le trecce e questa luce mi fa sembrare un po' malaticcia. Però no, sono truccata anche bene, rosso abbinato al resto del vestito, le trecce. In questo periodo le sto facendo un sacco, perché mi danno l'effetto beach waves senza sforzo. E io amo fare le cose, che poi fanno da sé senza mio ulteriore sforzo. È meraviglioso. Questo frigo è la prima volta che lo apro oggi, assurdo perché il frigo è aperto forse 8 volte, 100 volte al giorno. Ok, andiamo. Nel vasetto di semi, non voglio disturbare. Wow, che meraviglia, mamma mia. Io un quadro. Wow. Abbiamo melanzana, baba ganoush, melanzana fritta, creme fraiche, pazzesco. Io sono innamorata. Mamma mia, che esperienza. Meravigliosa. Esperienza meravigliosa. Ah, questo pane. Questo pane. Wow. La riduzione è buona, no, è interessante, quindi forse è buono, però non siamo convinti. Ruggeri di Clessidra. È un workout questo. Allora vai, iniziamo con i giri di Clessidra. No, che c'entra, ma dopo. Ah, vabbè, io inizio già prima, nel dubbio, così l'attesa aumenta il desiderio, perché ora ce l'hai davanti, quindi ora aspetti. Tanti auguri a te, tanti auguri Silvietta, tanti auguri a me. Non è vero. Auguri, amore. Wow, che bello. Sono arrivati i dolci, abbiamo una Sacher che è tipo vegana, senza burro, senza farine raffinate, pazzesca. Vedrò di assaggiarla. Abbiamo un messaggio origami. Nobiltà di colui che non deduce dai lampi la vanità delle cose. Sono io. Amore, traducimelo, poi ne parliamo. Dove? Facciamo la parafrasi. Jimmy, ora sono un po' in difficoltà. Allora, questa è una specie di chantilly con all'interno scaglie di cioccolato, albicocca in due consistenze, una aiutami quella gelatinosa, Gelé. ma che gelatte Albicocca, vabbè, ci arriviamo dopo. Albicocca normale, albicocca Sciroppata? sciroppata, brava, bravissima, da ignorante a bravissima. E poi altre cose. Wow. Ragazzi, che meraviglia. Wow, Madonna, raga, 31. Io credo che quando ho iniziato YouTube ne avevo 21 Ecco, o pochi di più. Hai visto? Mamma mia. L'anno prossimo con più 10 anni su YouTube, 2015. Oh, via, via. Il Pazzesco. prossimo anno quando? Il 5 novembre. 5 novembre, Sì. bravo. Via, allora si va a fare un'altra scena, si torna qua. Mamma mia. Ecco, Esatto, con un nome.
Eccola, ho beccato la... Ma quella sciroppata è gelata. A me ricorda la salsa. Oh, ma devi dividere. Io era 10 anni che non compravo una macchina di soldi, poi mi sono trovato lì a doverla comprare, perché l'ho comprata usata, una Clio, 2016, buono. E mi ha preso la macchina di soldi. Siamo attenzione, 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 ci siamo. Sta scattando la mezzanotte e non sarà mai, non sarà più il tuo compleanno. Lo puoi dire all'infinito, non è più il tuo compleanno, tanti auguri un'ultima volta. Sono ufficialmente come anno. Io esulto, è finita anche questa giornata. Sì. Come anno tradotto significa come l'anno scorso. Io, come ogni anno, io tu hai detto come anno, che è toscano. Ogni anno. Però quest'anno mandata di lusso l'ho tenuta talmente impegnata che non ha rotto neanche tanto le scatole. Ma questo è il mio compleanno, è il mio compleanno. Quindi tutto sommato devo rivalutare questa cosa di tenerti impegnata. Basta mangiare. Hai appena finito l'assortimento di pasticceria. Ma poi si può pigliare il caffè a quest'ora? Da mezzanotte devo andare a fare la Valdoria. E siamo arrivati alla conclusione anche di questo video. La cena di ieri sera è stata incredibile, ho filmato il giusto, sinceramente volevo veramente godermela e ci siamo goduta veramente tanto ed è stato un compleanno meraviglioso. Quest'anno, se avete visto il vlog dell'anno scorso, un pochino più low profile potremmo dire, non lo so, l'anno scorso ho affittato una casa per una villa per 2 giorni, ho invitato tutti i miei amici, quindi direi che sì, decisamente più lower profile, ma perché era il mio 30esimo invece e capitava di sabato, quindi era veramente, o domenica insomma, quindi era veramente perfetto. Invece quest'anno capitava di un martedì che non mi sono neanche messa a chiedere ai miei amici di dedicarmi del tempo di martedì. E quindi ho scelto Jimmy come mio celebratore, non so come si può dire, perché questa è una cosa che io sinceramente ho imparato da lui, perché io, come tanti, so che viviamo un po' il compleanno come un giorno un po' triste, perché ci aspettiamo tante cose dagli altri e ci aspettiamo delle cose che poi alla fine non ci danno, ma non per mancanza di affetto nei nostri confronti, ma perché ognuno c'ha i propri cavoli, cioè obiettivamente ognuno è tutti di noi siamo sempre pieni di un sacco di cose. Sarebbe bello riuscire a dedicare il giusto tempo a tutte le persone a cui vogliamo bene, che ci circondano, però se io, ad esempio, è una cosa che è proprio un mio fioretto, una cosa che io vorrei fare. E, però non posso pretendere lo stesso comportamento dagli altri, cioè ognuno fa quello che vuole, ok? E quindi io ho, da quando insomma Jimmy abbiamo parlato un po' così, dopo magari una mia delusione di un compleanno eccetera, e lui mi ha detto: tu devi dare l'opportunità alle persone di celebrarti, glielo devi rendere facile. E quindi ieri ho dato l'opportunità a Jimmy di celebrarmi. Poi ha voluto fare tutto lui, però essenzialmente ho detto: io sono disponibile, non guardo nessun messaggio, non indago né niente, tu fai quello che vuoi, io ti seguo. Ed è quello che poi io ho fatto l'anno scorso, cioè non ho preteso che qualcuno mi organizzasse il compleanno o mi facesse una sorpresa per il mio 30esimo, io organizzavo tutto per far sì che le persone dovessero soltanto arrivare. E in realtà è quello che farò, perché io amo stare con i miei amici e non passa un compleanno che io non festeggio con tutti i miei amici, è quello che farò quando torneremo da diversi giri che dobbiamo fare ora fino a metà ottobre essenzialmente. E quindi voglio proprio organizzare una festa qui al Loft e invitarli, quindi dargli l'opportunità di festeggiarmi. E penso che questa sia una delle cose che ti
non so, mi ha fatto molto evolvere questa cosa, cioè dare l'opportunità alle persone di festeggiarmi è un... sembra un... cioè è un po' strano da dire, no? Sembra quasi tipo, ah sì, festeggiatemi, però alla fine cioè, ognuno vuole essere festeggiato il proprio compleanno, e sapete che io sono, cioè, non vi dirò mai, no, fa lo stesso, non festeggiatemi, io sono bene così, cioè ognuno vuole essere festeggiato, vuole essere pensato, vuole essere dedicato un pensiero e bisogna dargli l'opportunità di farlo. Vabbè, detto questo, quindi gli amici comunque sono riusciti a raggiungermi, ad esempio la Vale con questi meravigliosi fiori, guardate che belli, che ho ovviamente messo nel vaso e spero durino, perché ora noi in questo weekend saremo a Roma per il 30esimo di un nostro amico, quindi in realtà incomincio quasi a festeggiare, cioè prima che lui compie 30 anni, la sera prima è dedicata al mio compleanno, quindi comunque festeggerò anche questo weekend a Roma, che è la mia città del cuore, io adoro profondamente Roma, e anche, vediamo se le raggiungo, ok. Queste bellissime orchidee che ora devo sistemare, che mi hanno dato la Miki e l'Ale, le mie osteopate, che sono più amiche che le mie osteopate, nonostante io dipenda da lui, il mio corpo dipenda da loro. E sono molto felice, io amo i fiori, cioè oggi avevo un sorriso smagliante con questi fiori in mano. E basta, quindi io vi saluto qui perché... appunto, ora mi tocca, devo fare la valigia. Ho passato il pomeriggio a sistemare casa perché c'era esplosa una bomba. Cioè, a me dà fastidio il disordine, stavo male, stavo malissimo. Quindi ora incomincio a respirare un pochino e devo preparare la valigia. Quindi fare la lista, preparare la mia valigia e nulla. Quando vedrete questo video sarò di ritorno da Roma, ma spero di aver visto qualcuno di voi in giro. Io amo incontrarvi in giro e basta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Faccio sempre il vlog del mio compleanno perché è bello. Mi piace, ha anche un bellissimo ricordo, devo dire, per me, riguardarla indietro. Pensare che tipo nel vlog del 2017 io ho cambiato nome su Instagram, per dire, cioè è una cosa che se non avessi fatto quel video non me lo ricorderei, passando da Building Muscles a Silvia Fashions. E niente, no, cose così, 7 anni fa, raga, cioè sono su YouTube da quasi 10 anni. Ed è bellissimo, sono contenta. Quindi, se questo video vi è piaciuto, se il ristorante ieri sera vi ha fatto impazzire da ciò che avete visto e quindi vorreste andarvi, vi lascio poi i dettagli di tutto, anche dei vari posticini in cui siamo stati durante il giorno nel primo commento, nell'info box. Andate a cercarlo qua sotto. E è stata veramente un'esperienza meravigliosa che... un grande autoregalo perché non è proprio una cena easy, si tratta comunque di una cena in un ristorante stellato a una stella Michelin e quindi insomma ci vuole una bella occasione. Infatti eravamo tre, quattro tavoli di cui vabbè uno tipo businessman e vabbè, ma gli altri due erano due anniversari e poi c'era il mio caro compleanno, quindi oddio. Basta. Chiudo qui questo vlog. Io spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi un pochino intrattenuto e avervi fatto vedere Milano. E noi ci vediamo nel prossimo. Grazie per aver guardato questo video. Lasciate un commento qua sotto per farmi sapere cosa vi è piaciuto di più. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! E non è più il mio compleanno!